In un pomeriggio di settembre, mio figlio Martino, di 6 anni, mi cerca e mi mostra un francobollo. Questo porta la data 1952 ed esibisce la figura di un bambino. Martino lo osserva, lo addita e mi chiede: «Mamma, chi è?» Allora gli dico: «Martino, te lo svelo subito, è un bambino speciale, un bambino divino. È un bambino vissuto tanti anni fa, che quando divenne giovinetto morì in croce, poi risorse. Era infatti figlio di Dio e lui stesso uomo Dio. Il suo nome è Gesù». Mentre mio figlio guarda il francobollo, io cerco velocemente un'immagine. La trovo e dico a Martino: «Guarda, questo francobollo riproduce il quadro di un pittore spagnolo del 600, Murillo. Questo dipinto è conservato a Madrid, al Museo del Prado, e ritrae Gesù, buon pastore». Mio figlio pende dalle mie labbra e allora gli dico: «Lo sai cos'è un pastore? È un uomo che si prende cura delle pecore e di tutto il gregge. Dà loro da mangiare, le accudisce, le protegge dal lupo feroce e le porta quotidianamente al pascolo». Poi dico a Martino: «Vedi, questo Gesù è un buon pastore, noi siamo le pecore. Lui ci guida, ci accoglie, ci conduce». Così dicendo, apro un vecchio cassetto che contiene una cartelletta. Dentro di essa stanno stampe di Gesù buon pastore. «Guarda Martino, guarda questo giovane che è Gesù, il quale porta sulle spalle una pecorella. Questa pecora potresti essere tu, potrei essere io. Il buon pastore si prende cura di ciascun uomo, donna, bambino, bambina della terra». «Non ti sembra una cosa bella questa?» chiedo a mio figlio e lui annuisce. E io sussurro: «I quadri sono muti, ma tu immagina che questo Gesù parli e dica: io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre e offro la vita per le pecore». Ecco Martino, devi sapere che questo pastore ama tutti noi che siamo le sue pecorelle di un amore immenso e infinito ed è disposto a morire pur di salvarci. E così, quando arriva il lupo, il buon pastore ci protegge. Poi dico a Martino: «Il lupo è un simbolo, rappresenta le difficoltà della vita, le malattie, le calamità naturali, le guerre, la povertà. Tutti questi mali ci fanno paura, ci tormentano, ci assalgono come fossero lupi. E allora i cattivi pastori vanno via e pensano a loro stessi. Invece Gesù dice: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me». E così tra le pecorelle Gesù si crea un'amicizia profonda. E questo pastore buono, per salvare anche solo una delle sue pecore, è pronto a dare la vita.
E dunque, piccolo Martino, non siamo soli su questa terra, non siamo orfani. Il lupo prima o poi arriva nella vita di tutti, assale, incombe. Con la sua ferocia minaccia la vita di tutte le pecore. Qualcuna ha fame e non ha di che nutrirsi. Qualcuna è ammalata e non sa più spostarsi. Qualcuna è vecchia ed è stata abbandonata dal resto del gregge. Ma il buon pastore ha le spalle forti e si fa carico di ogni pecora. E allora non ci resta che fidarci di lui e affidarci. Come una barca senza ormeggi, lasciamoci andare alle correnti della vita. Abbandoniamoci quando non c'è più nulla da fare. Le nostre gambe tremano. La nostra voce fatica ad uscire dalle labbra. Il cuore è ferito, straziato. E noi pecore abbiamo paura perché è arrivato il lupo che ulula famelico. Il lupo vorrebbe sbranare anche il pastore. Ma egli dice: non abbandonerò mai le mie pecore. Sfiderò il lupo, anche mettendo a rischio la mia stessa vita. E dunque, Martino, non temere. C'è qualcuno che ama te più di se stesso. Te e me e qualsiasi altra pecora. E cinge tutti noi con un grande abbraccio questo buon pastore. Mio figlio mi guarda mentre continuo a mostrargli riproduzioni di quadri. Allora gli dico: senti altre parole che questo pastore dice. E ho altre pecore che non sono di questo vile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Poi dico a mio figlio: questo Gesù divenuto adulto è stato crocifisso ed è asceso al cielo, ma non ci ha abbandonati. Ci ha donato altri pastori che sono i sacerdoti e questi devono imitare lui. Il buon pastore e questi sacerdoti sono fatti di carne come me e come te. Possono sbagliare, cadere, possono commettere errori. Il buon pastore li aiuterà a rialzarsi e chiederà loro di correggersi e di imitarlo. E così noi pecore non saremo senza guida. Così dico, poi aggiungo osservando mio figlio: guarda la pecorella che sta sulle spalle di Gesù. Dorme placida e serena. Serena e placida non perché non esistano i pericoli, non perché non esista il lupo. Questo incombe, assale, ulula famelico. Ma il buon pastore abbraccia come una tenera madre, come un tenero padre. Porta in salvo, solleva. E se la ride del lupo del quale egli, buon pastore, è più potente.
e dona se stesso. Il buon pastore dona la propria vita. Lo scopo della sua missione è salvare anche l'ultima pecora, anche quella che tutti hanno preso a calci. La pecora che è rappresentata dal povero, dal mendicante, dall'uomo ferito dai travagli della vita, dal vecchio ricurvo sotto i suoi anni, dal malato che teme di non farcela più. Pecore, tutte noi siamo pecore travagliate dai pericoli del mondo. E spesso contiamo di farcela da soli, di puntare sulle nostre fragili forze. Ma senza il buon pastore siamo perduti. E così, Martino, dobbiamo affidarci a lui. Dobbiamo riposare placidamente sulle sue spalle, che sono spalle di uomo e insieme di Dio, spalle divine e potenti, spalle foriere di aiuto e di vita. E lui, Gesù, ci conduce, conduce tutte noi pecore. Ascolta, Martino, immagina di udire il belato di questi animali. Una è stanca, un'altra pecora è ferita, una terza pecora ha fame. Tutte invocano l'aiuto di qualcuno. E anche noi, uomini e donne della terra, tormentati dalle calamità del mondo, non invochiamo forse un aiuto superiore? Come pecore, anelliamo a una guida che ci salvi. E il buon pastore è sempre presente. E guarisce, libera, risana, salva. E regala parte della sua forza ai sacerdoti, buoni pastori. Piccolo Martino, noi uomini e donne della terra siamo veramente pecorelle tutte fragili e deboli. A volte l'orgoglio ci fa innalzare, ma basta un insuccesso, una malattia, una ferita perché abbassiamo il capo e capiamo che abbiamo bisogno di aiuto. Solo un uomo Dio ci può salvare. Un uomo Dio disposto a dare la vita per noi, appunto Gesù, il buon pastore. E dunque cediamo, abbattiamo le nostre resistenze. Lasciamo che Lui ci conduca, ci plasmi, ci porti dove Lui vuole. E talvolta le sue vie non sono le nostre vie. E allora egli è ancor più buon pastore, perché ci conforta, ci sostiene, non ci abbandona, non ci lascia soli in preda al lupo. E sulle sue spalle ci accoccoliamo, confortati, accolti e sollevati, circondati dalla tenerezza del suo bene. Guarda, Martino, il buon pastore sente il calore del corpo della pecora e la pecora sente il calore del corpo del buon pastore. Corpo divino, ma insieme umano. Corpo che soffre, che palpita, che accoglie tutte le nostre sofferenze. E così in Lui possiamo riposare. Possiamo trovare luce, conforto, possiamo trovare quella dimensione celeste che ci abbraccia.
e ci fa capire che non siamo abbandonati e privi di guida. E lui, Gesù, è il pastore di tutti i pastori, il mandato da Dio, l'uomo Dio lui stesso che salva, abbraccia, guarisce e risana. Mio figlio, ascolta, gli dico, quando sarai più grande capirai meglio tutto questo. Per ora immagina che una piccola pecora di nome Martino sta sul dorso di Gesù e il buon pastore la conduce e la salva dal lupo. Mio figlio ascolta e guarda. Allora di nuovo gli mostro l'immagine del dipinto di Murillo. E dico, guarda Martino, qui il buon pastore è un bimbo piccolo come te e con dolcezza ti dice, vieni, ti do la mano. Vieni, sarai anche tu una piccola pecora del mio gregge. E io, benché piccino, sono un bambino divino, ti dice l'immagine del quadro. E aggiunge, ti salverò Martino, ti proteggerò. Come una pecora del mio gregge sarai custodito dalla mia forza di bene. Sono un bambino divino, ti dice l'immagine del quadro, piccolo Martino. E ti sussurra, la mia missione è quella di salvare tutte le pecore del mondo. Le buone e le cattive, le grasse e le magre, le forti e anche quelle deboli. Dunque, proseguo, senti Martino, l'ululare del lupo? Esso pian piano sta arrivando. A volte vuole aprire le fauci e mostrare i grandi denti. E allora tutte le pecore, tra cui sei anche tu, Martino, hanno una grande paura. Ma il buon pastore puntualmente arriva. Arriva sotto l'aspetto di un bambino dal volto candido. Un bambino che ha una forza soprannaturale. E scrive storie infinite, tra cui una che ha come titolo Martino e il buon pastore.